accogliamolo veramente con un grande applauso, Roberto Benigni! Che onore, maestro! Ma Roberto, abbracciamo. Il bel mezzo di tutta questa abbondanza di topaio. No, maestro. Maestro, ci ha abituato ad altre cose lei. Maestro, che bello averla qui, è un onore per noi avere Roberto Benigni. Che bello. Buonasera. Grazie. Buonasera. Cioè, lei ha letto la Costituzione, la Divina Commedia, ed è con noi, è un'emozione straordinaria. Guarda, oggi proprio in questa festa sono onorato di essere qua e grazie. Parlarvi proprio della cosa che illumina il mondo, no? San Valentino, sì, l'amore. E quando si parla d'amore, sì, si parla proprio di Paolo e Francesca. Beh, sì, la Divina Commedia. Un ragazzo sì, incontra una ragazza. Sì. Sì. Della selva oscura, della cumbia della noia. No, Sanremo. Ma che sta dicendo? Ma che sta dicendo? Maestro, maestro, noi l'abbiamo invitata perché lei ci declamasse, dicesse dei versi della Divina Commedia. Ma forse l'abbiamo svegliata perché lei ha ancora il segno del cuscino. Non ho studiato. Comunque, non ha studiato. Comunque, capito. Che è successo? Il cane mi ha mangiato il libro della Divina Commedia. Il cane. E comunque, che cosa diceva? Amor che nulla amato, amar perdona. No, basta così, nulla amato. Sì. Nel girone famoso delle Gregoraci, proprio dei Giuliacci, dei Lulizerbi, delle Ferri insieme così. Ma non si è preparato. Che gli disse? Cosa disse egli guardando colui che entrando andandero? Cosa disse? Andandero. Questa cosa, che la... L'amore con mollica o senza. Con mollica o senza. Ma con mollica o senza. Questo è un tormentone di... Ma da TikTok. Ma che c'entra, maestro, con mollica o senza, maestro? E poi dicevo una cosa... nella bellezza. Si calmi, maestro. La Divina Commedia, il paradiso, che è pieno di cose importanti. L'amore. Guardandola in faccia, quandunque, con affetto e con amore, è arrivato Cicerone. No, non era qui. Con affetto e con... Simpatia. Buongiorno, pescheria! Buongiorno, principessa! Buongiorno, principessa, maestro. Un po' confuso, Roberto, buongiorno. Magari andiamo a maestro, i dieci comandamenti. Esatto. Dieci comandamenti. La Costituzione. Arriviamo a delle cose molto importanti, sì, che ha detto. Sì. Avete citato proprio i dieci comandamenti. Quante si vale i dieci comandamenti? Allora, dieci comandamenti. Certo. Felici siamo, sì, no? Sono dieci. Comandamenti. Nono comandamento. Sì. Vattene. Vattene. Questo non esiste. Il comandamento è vattene. Decimo comandamento. Aspetta, prima di darti, parliamo. Parliamone prima. Undicesimo comandamento. Sono dieci comandamenti. Non lanciare gli oggetti fuori dal finestrino. No, ma non esiste. E poi, andandone via, con tanto di codeste cose addosso, gli disse... Ma pickpocket, attenzione, pickpocket! Pickpocket, striscia la notizia. E come disse il sommo poeta... Cosa disse? O bacino, o culetta, o tagata. Maestro, ma ora ho capito, maestro, perché ha accettato di venire qui. Non l'hanno voluto a Sanremo. Maestro, grazie. No. Maestro, grazie. Grazie a voi, c'è un premio. Ma che premio? Io andrei con lei. Andiamo a ripassare un po' la Divina Commedia. Fallo calmare l'animo. Leonardo Fiaschi.